L'altro giorno, ieri, quando era Ferragosto? Ieri, Ferragosto, uno dice, voi cosa avete fatto? Vi siete divertiti? Noi siamo stati in casa, va bene, anche perché ero infortunato durante questa settimana, adesso sono andato al pronto soccorso, per una distorsione al piede, alla caviglia sinistra, comunque nulla di grave. Però ecco, il discorso è questo, Ferragosto, perché è così importante? Soprattutto perché ho visto tutti su Facebook, no? Buon Ferragosto a tutti, ma chi ti... cioè perché? Cosa vuol dire Ferragosto? Noi lo chiediamo alla nostra esperta di tutto, il tecnico mondiale di qualsiasi ossa, che è la nostra, vostra, più mia che vostra, Pierpaola Taddierno, no. Piperno, come? Ma passiamo ad altro mentre attendiamo con ansia sempre più crescente il significato del Ferragosto da Paola. Oggi in casa Taddierno spaghetti oggi? Spaghetti all'odor del tonno. Proprio oggi è una osina estiva post Ferragosto, perché ieri abbiamo mangiato a pranzo le lasagne e a cena roast beef, bene, di tipo un chilo. No, non era un chilo ieri sera, dai, ieri era meno. Attenzione che oggi Paola è un po' particolare. Sì, sono decorticata a piedi. Oggi è decorticata perché Bellina si è svegliata alle 3 stanotte e andando in bagno ha visto che la levettina, visto quando tiri lo sciacquone, rimaneva così, no? Un tornava su e l'acqua continuava a scendere copiosa. Quindi Paola di notte si trasforma, è tipo Batman, no? Paola di notte è l'idraulico. E ha cominciato a sistemare il bagno tipo alle 3:30 di notte e ci ha fatto che ore? Le 4. No, aveva perso il sonno per tesoro, si chiede, si è messa lì nel letto, è tornata a letto, ha ripreso a giochicchiare con l'iPad, ma purtroppo il sonno l'aveva perso per sempre. No, si è addormentata tipo alle prime luci dell'alba. E alle seconde luci va chiamato. E alle seconde luci l'ho chiamata perché ho preparato la colazione e l'ho detto, amore, è uscito il caffè. Quindi niente, capito, questa azienda qui in casa Taddierno non ci si annoia mai. Come si vede dalle immagini, anche lei la proprio sprizza gioia da tutti i pori. Proprio energia, proprio a dei livelli proprio incredibili. Proprio Vestasa è un'esplosione di atomi, proprio un'ossa, proprio, cioè un'energia che quando entri in casa ti senti dalla scossa, da tanto proprio. Io mi chiamo Atomino. Chi sono io? Atomi. Boh, vedi ragazzi, l'umorismo, proprio c'è un divertimento nell'aria in casa Taddierno. Nell'aria stasera si respira più amore. Più amore. Una sensazione che proprio riesci quasi a toccare, proprio l'umorismo. La felicità e anche il vedi Paola Bellina ti fa capire cosa vuol fare con dei semplici gesti, ti tira la tovaglia come per di apparecchia, capito? Invece di star lì a dire le cazzate alla telecamera. Significato della parola Ferragosto. Ferragosto, festività che ricorre in agosto, in origine il primo giorno del mese, in seguito il quindicesimo, nel quale la Chiesa celebra la ricorrenza dell'Assunzione di Maria Vergine al Cielo, festa dell'Assunta, con breve periodo di vacanza alla metà di agosto. Ti rendi conto di cos'era? A volte proprio ignoriamo, cioè proprio i termini, non si danno per scontati, tipo arrivi al 15, fa, bah, è Ferragosto, si fa la brace, ma uno dice, ma perché? Festeggi il Ferragosto e soprattutto fai festa a Ferragosto, capito? Ora si capisce. Vedi? Ogni scusa è buona. Ogni scusa è buona per fare festa. Questa è un'altra delle nostre trasmissioni preferite. Cos'è questa qui? Attrazione fatale. Sapete dove c'è Vasi che trombano con la gente e poi ammazzano tipo l'amante? Sapete questa storia? Tratta lì la storia di un giamaicano trasferito a Springfield. Ma perché ci sono dice? Fuori Filadelfia. Si è innamorato, cioè innamorato, c'aveva questa ditta di barre per le macchine, cerchioni. Lei è andata lì e l'ha detto, mi metti la barra, lui ce l'ha messa, che volentieri. Lei si è più staccata e ora è... In pratica la storia fin qui. La bionda va dal nero, si mettono insieme, lui è molto morboso, molto lei è un po' gatta morta. Lei nel frattempo conosce Jim, un ex soldato, un ex marine. Jim è più comprensivo, più calmo. Lei si avvicina a Jim, però ora nel frattempo Sean dice che ora c'ha un'altra. Si chiede, ecco Jim te lo spinge. Che tegami.
Insomma, Bimbi, ultimo aggiornamento prima di concludere. Ieri sera Bimbi si è mangiato gli sgombri fritti, anche se non esiste un video perché in realtà c'avevo la telecamera nella borsa ma me la sono dimenticata. Gli sgombri che ha pescato il nostro prode Augustino, come si vede da queste splendide immagini. Bello, è un eroe. Quindi è andato a mare e proprio ha pescato, tipo è San Pepito, ha capace, l'ha pescato con le mani, perché ce lo vedo. Comunque, grande Augustino, ne approfittiamo per salutare. Abbiamo mangiato degli ottimi pesci, degli ottimi sgombri fritti, veramente buoni, perché erano veramente straboni. Augustino, la prossima volta giuro ci verrei anch'io, proprio ci fa mare e si pesca. Stavolta si guarda di pescare qualche squalo, si fa fritto. Ciao.